Amici Gevano Rock, siamo insieme a un ospite che stasera è stato a suonare insieme qui al Varigotti Festival. Lui è arrivato secondo l'anno scorso, quindi quest'anno è entrato come ospite della serata. Siamo insieme a Mladen. Ciao Mladen. Ciao, ciao a tutti. Allora Mladen, l'anno scorso sei stato tra i concorrenti, quest'anno eri un ospite. Come hai vissuto, diciamo, le due parti della medaglia? Beh, in effetti questa è più semplice, perché essere in concorso vuol dire essere giudicati, e invece stasera non c'era il giudizio e quindi ero molto più tranquillo e ho goduto del posto bellissimo e del bel palco. Quindi insomma due modi di vivere diversamente un'esperienza. Raccontaci un po' di te, tu sei un cantante, ok? Quindi comunque i pezzi sono i tuoi. Da chi ti ispira, come arrivano le tue emozioni musicali? Ma sì, i pezzi li scrivo io, le influenze musicali credo che siano difficili da dipanare, però sicuramente la tradizione del cantautorato italiano, però anche cose elettroniche, cose anche, perché no, scandinave, mi viene in mente Björk, Coldplay, anche se penso che la mia musica sia molto più semplice, sicuramente più lineare di quella di Björk. Quindi comunque le tue radici arrivano anche dall'estero, diciamo. E progetti per il futuro, lavori in corso? Ma sto lavorando al prossimo disco e sto facendo praticamente un accordo con un'etichetta discografica e il progetti di quello di riandare a fare una piccola tournée a Barcellona e di fare cose nei teatri. Parliamo un attimo di tournée e di estero in questo caso. Sicuramente all'estero, per il musicista italiano medio, forse è più facile poter lavorare e avere magari degli spazi maggiori quanto quelli che sono in Italia. Sì, è difficile trovarli in Italia, questo è un dato di fatto, anche se ho avuto abbastanza fortuna a riguardo. E, beh, ho suonato a Barcellona, è stato molto bello, ho fatto due date, spero di tornarci, farne di più. Perché è veramente bello. Mladen, noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite e abbiamo ascoltato il tuo concerto, sicuramente c'è stata una grande qualità, quello che scrivi è di qualità, ti auguriamo un grosso in bocca al lupo, grazie di essere stato nostro ospite. Grazie a voi, grazie per il lavoro che fate, buon lavoro. Grazie mille, grazie a te, grazie.